One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant. Ragazzi, scusate un secondo. Ci sono dei piccoli problemi tecnici che risolviamo subito. Aspettate, abbasso un po'. Già state qua, scusatemi per i problemini che stavo avendo. Come state? Buonasera. Chi c'è in... No, Ceriare, dai. Ciao Tindara. Sulla pagina non lo so chi c'è. La conoscete questa canzone? Non l'ho messa, diciamo, c'è un motivo per cui ho messo Thank You Next di Ariana Grande, Grande. Mentre aspettiamo gli altri, scrivetemi da dove mi state guardando qua sotto nei commenti, perché insomma mi piace tanto scoprire chi mi segue, da dove mi guardate, che cosa state facendo soprattutto in questo momento, che state combinando. Aspettate, questo qua forse è un po' troppo lontano. Ok, mi vedete meglio così? Hey, yeah. What I got. No need for searching. Thank you, thank you, next, thank you. Intanto bevo un po' mentre aspettiamo gli altri. Scrivetemi, ragazzi, non abbiate vergogna, dai, su. Se no, cioè, mi fate sentire da sola. I'm so fucking grateful for my legs. Intanto prendo i miei appunti. Dai, arrivate, arrivate copiosi. Io vi aspetto. Io sono... Come rapper sono pessima. Guarderò un po' di qua e un po' di là, perché sono in diretta sia sul mio gruppo che sulla pagina. Oh. Ariana, che cosa sta succedendo? Adesso si mettono a parlare. Allora ragazzi, aspettate che vado un attimo a spegnere la musica, di modo che possiamo iniziare. Oh, come state? Come state? Come state? Io sto benissimo, sono super excited di fare questa diretta stasera con voi, perché allora sono stata, innanzitutto vi ripeto, scrivetemi chi siete, da dove mi state guardando, che cosa state facendo, così io non mi sento sola, anche perché durante questa diretta magari mi verrà in mente di farvi delle domande. E quindi ci tengo che voi siate attive e mi rispondiate, perché sappiate che... Ciao! Non so bene chi sei perché non riesco a vedere i nomi, però ho visto solo il like. Se mi scrivi chi sei, io riesco a vedere anche chi sei. Sono tornata da un evento bomba, dove praticamente abbiamo lavorato tantissimo sul perdono, ma tanto... E io so che, cioè, mi sento, ho detto devo fare questa diretta perché mi sento proprio sollevata, mi sento che cammino sulle nuvole. Divergente Paolo! Paolo è un mio, tra virgolette, collega, come possiamo dire, un mio collega divergente.
Vedrete presto anche Paolo sui suoi schermi, magari anche ti posso invitare anche da me. Sì, vabbè, adesso la gente non capirà che dice, ma questa se la, loro se la cantano e loro se la suonano, sti divergenti, ma che so. Poi vi spiegheremo che cosa sono i divergenti. Ok. Allora, quindi vi stavo dicendo, sono tornata da questo evento dove c'è stato un rilascio di emozioni incredibile. Abbiamo lavorato tantissimo sul perdono e quindi ho detto, adesso devo assolutamente. Uè, Lorenzo, ciao! Chiacchierini. Ok, ma sei pure tu un divergente? Perché adesso non mi ricordo i nomi di tutti i divergenti. Ma di donne io non ho capito, non ci sta nessuna donna qua in mezzo, non per qualcosa contro gli uomini, però sto scherzando. Ok, comunque questo video è bisex, nel senso che vale sia per le donne che per gli uomini. Ok, quindi vi stavo dicendo, sono tornata da questo evento e ho detto no, voglio condividere con le ragazze, insomma con chi mi segue sulla pagina, ho capito che non so solo ragazze, con chi mi segue sulla pagina, questo sollievo, questo senso di leggerezza che ho provato durante questo rilascio. E quindi ho deciso di fare un video proprio sul come perdonare gli ex, perché spesso noi rimaniamo ingabbiati nel nostro dolore e questo non ci permette di avere poi delle relazioni sane e di aprire il nostro cuore davvero con delle persone nuove, perché spesso quello che tendiamo a fare è proprio quello di. Cioè, iniziamo ad avere delle nuove relazioni, magari non subito relazioni, però iniziamo a frequentare delle persone nuove e che facciamo? Invece di premere il tasto reset, praticamente li affibbiamo le stesse dinamiche, affibbiamo, mi piace, bellissimo, le stesse dinamiche che sono accadute nella nostra relazione precedente, tendiamo a riproporle nella relazione successiva. Buonasera Giorgia che ti sei collegata sul gruppo. A loro li vedo, cioè a loro del gruppo Riscopri la tua bellezza con Gio li vedo, a voi non vi vedo chi siete. Infatti se vi aggiungete scrivetemi ciao, fatemi un saluto, fatemi una pernacchia, qualsiasi cosa, perché io vi voglio sapere chi siete, come ha fatto Paolo, il nostro amico divergente. Quindi che cosa io chi sono prima di tutto per portarti questo messaggio? Allora, innanzitutto mi chiamo Giorgio, vabbè, si vede dalla pagina, e aiuto le donne in particolare a diventare delle dee. E tu direi: sì, ho capito, ma che significa? Allora, significa per me essere una dea, significa riconoscere il proprio valore di donna e esprimersi senza paura di essere giudicata dagli altri e poi riconoscere il proprio valore significa tante cose, significa anche avere dei confini sani, non lasciarsi, non accontentarsi, ma ecco perché per esempio nel caso delle relazioni cercare, cioè non cercare perché alla fine ce le attiriamo noi le relazioni, ma sentirsi talmente di valore, talmente delle idee, cioè non mi piace usare questo di valore, non vedo la concretezza. Buonasera Marco, vabbè tutti uomini, pazienza, vabbè, perdonere delle vostre ex. tutti, insomma, che cosa stavo dicendo? Non mi devo distrarre. Ecco, delle idee o degli dei, nel caso vostro, significa proprio sentirsi enormemente, io dico sentirsi amore, vabbè, poi dopo ne parleremo durante il video, comunque. E in questo modo noi possiamo veramente brillare di una luce fortissima, cioè possiamo liberandoci da tutte le croste, le rabbie, i rancori, le ansie, anche le preoccupazioni, imparando a cavalcare le onde della realtà, vivere nel flusso anche, perché anche questo significa essere dei, respira Giorgia, vivere nel momento presente, significa anche rilassarsi, quindi non vivere
con non vivere nel passato e nemmeno vivere nel futuro, ma vivere nel momento presente. Ed è vivendo nel momento presente che noi riusciamo veramente ad apprezzare, a gioire, a ringraziare delle cose meravigliose che la vita ci dona. Però questo adesso stiamo un attimo fuorviando dal discorso del perdono. Ritorniamo, vabbè, vi volevo far capire che cosa significa essere divinità, cioè incarnare proprio questa sensazione. È più che altro un modo di essere, non è una cosa mentale, ma è un modo di vivere. Infatti io vi posso... Sì, ok, sì, Marco dice sei sempre da imparare, sì. Ok. Quindi oggi parliamo proprio di come lasciare andare la rabbia e l'odio, perché questa cosa, diciamo, ci porta ad essere quindi più luminose, più dee o più dei, e anche ad avere delle relazioni sane. Cioè, se andiamo a perdonare l'altro, succederà che attireremo verso di noi sempre gli stessi tipi di persone, e vibreremo di una vibrazione molto bassa, cioè emaneremo rabbia, odio, rancore, e quindi ci attireremo persone che vibrano anche loro rabbia, odio, rancore, perché come sappiamo l'universo in cui viviamo, questo magnifico universo in cui viviamo, in questo universo vige la legge dello specchio. La legge dello specchio e la legge dell'attrazione, ok? Noi siamo energia, infatti volevo partire proprio da questo concetto. Scusate se ogni tanto vado a spegnere la stufa perché sto sentendo caldo. Allora, dicevo, noi perché attireremo sempre le stesse persone? Perché noi siamo energia, siamo dei magneti, ok? Ah, grazie Lorenzo. Ecco Marcella, buonasera. Intanto si sono aggiunte Michela e Giovanna qui sul gruppo. Buonasera ragazze. Quindi, noi siamo energia, ok? Quello che noi vibriamo nel mondo, quindi se noi abbiamo litigato con il nostro ex e vibriamo ancora quella rabbia e quel rancore che ci portiamo verso di lui o verso di lei, perché può valere ovviamente anche per i maschietti, vibreremo quelle sensazioni e ti ripeto, continuerai ad attirarti relazioni del cavolo, con persone che anche loro devono lavorare ancora su queste dinamiche. Aspettate che mi escono degli update del terremoto di non so che cosa. Ok, e se stai guardando questo video, aspetta, grazie. Sì, mi arrivano messaggi di incoraggiamento, però devo togliere l'audio. Ok, allora, quindi se stai guardando questo video, comunque tu c'è una vocina dentro di te che vuole fare pace col mondo maschile, oppure se sei un maschio che vuole fare un uomo che vuole fare pace col mondo femminile. Ok, non mi stai guardando a caso, non mi, cioè, se non te ne fregava niente di perdonare e di avere delle nuove relazioni sane, non stavi guardando questo video, quindi continua a guardare fino alla fine. Perché ti dico che alla fine ti darò tutto quello che ho imparato, insomma, per quanto possibile farlo in un video, in una diretta, per perdonare. Allora, ti racconto brevemente la mia storia, perché ovviamente io ti posso raccontare queste cose perché comunque le ho vissute, ok? Quindi io sono stata, buonasera Roberta e buonasera Cinzia, sono stata fidanzata con un ragazzo splendido con cui ancora siamo amici e ci rivediamo tutti i giorni, infatti stasera ci siamo visti, mi incoraggia sempre, insomma un ragazzo veramente meraviglioso, però dopo 15 anni di fidanzamento questa nostra storia abbiamo deciso in maniera molto pacifica, no, di interromperla, non per qualche problema, cioè nel senso, ovviamente c'erano delle cose su cui lavorare, però in maniera molto pacata abbiamo deciso di interrompere, ok? Ovviamente dopo la fine di questa relazione ho iniziato a conoscere, cioè sono stata 15 anni, quindi tanta roba, tanto tempo. Il mondo maschile per me era abbastanza sconosciuto,
E quindi mi sono aperta a queste nuove esperienze con il mondo maschile. E quello che ho, diciamo, incontrato sono state delle esperienze veramente molto belle, molto costruttive, ma ovviamente mi sono attirata anche delle persone che non erano proprio in linea con quello che io volevo, ok? Ma fondamentalmente me le sono attirate perché non sapevo manco io quello che volevo. Infatti poi dopo vi parlerò dell'importanza di avere dei valori, ok? Perché altrimenti se andiamo nel mondo così a casaccio e diciamo voglio una persona tanto per starci, ti attiri veramente di tutto. Ed è quello che è successo a me, ok? Quindi ho accumulato dentro di me veramente tanta rabbia perché poi mi sono capitate delle persone che proprio, cioè non erano proprio il mio target. E quindi io che cosa è successo dentro di me? Che tra l'altro non sapevo nemmeno bene come esprimermi, ero molto, non dico sottomessa, però per paura di restare da sola perché in quel periodo comunque essendo uscita da una relazione di 15 anni. Non, cioè non mi sapevo, è come se non mi sapevo vedere da sola, dai, penso che mi capite, no? Scrivetemi sì, ok, qualche cosa per farmi vedere che ci siete, che siete vivi, se no mi sembra di stare a fare il monologo e non mi piace. Quindi se mi state ascoltando, insomma, mi state seguendo, magari non so, mi lasciate un ok qua sotto, sì, ci sono, qualsiasi cosa. Ok. Quindi che cosa è successo? Che siccome non sapevo nemmeno come esprimermi, come esprimere i miei bisogni, ripeto, ero in uno stato di richiesta, come dire, avevo paura di stare da sola, quindi veramente mi accontentavo di tutto e poi non mi esprimevo, non esprimevo i miei bisogni, perché dicevo, oddio, se mo io dico a questa persona che cosa voglio, che questo comportamento suo magari non mi piace, mi fa sentire male. Invece io ingoiavo, ingoiavo, ingoiavo perché avevo paura che queste persone poi mi avrebbero lasciata, insomma. E quindi che cosa è successo? Poi a un certo punto io ho incontrato dei libri che poi vabbè, me ne parlerò bene in qualche altro video e grazie a questi libri io poi sono riuscita a vedere in che cavolo di situazioni mi ero messa dentro e sono riuscita a dire basta, basta, sono proprio. Oh, bene Raffaella, buonasera! Che bello quando mi scrivete, grazie, grazie, grazie. Sono riuscita a dire, tra l'altro, il libro che più mi ha dato questo sprint di dire basta è stato un libro bellissimo che si chiama, e ve lo consiglio, si chiama Gli angeli in te. Di Doreen Virtue. Eccola Cinzia, buonasera. Sì, quindi Cinzia mi capisci. Si chiama Gli angeli in te ed è un libro fantastico. È un libro per le persone come sicuramente tu che mi stai guardando sei una persona empatica, lei li chiama gli angeli terreni. Sono persone che non amano litigare, non dicono bene quello che provano perché hanno paura di appunto di ferire o di essere abbandonati. E sono persone poco radicate, cioè nel senso sono, ripeto, hanno questa forte sensibilità, questa forte empatia verso gli altri, talmente forte che a volte, diciamo, si eliminano, cioè come dire, mettono sempre gli altri sul piedistallo, ok? E relegano se stessi all'ultimo posto. E questo è quello che stavo facendo io in quel preciso periodo della mia vita che io buono e benedetto perché se no io tutte queste cose che vi sto dicendo non le avrei mai imparate. Quindi se volete innanzitutto io ne ho fatto anche un corso tra l'altro bellissimo che si chiama, come me lo dico da sola che è bellissimo perché a parte che è bello veramente perché ci ho messo tutta l'anima e poi insegno veramente, ho insegnato alle persone, continuo a insegnare come esprimere se stessi. Come questa consapevolezza di essere angeli terreni ci aiuta, cioè non è una debole, non è un punto di debolezza, ma è un punto di forza, e come esprimere noi stessi con gli altri senza ferirli. Ma ci sta di tutto, è veramente un corso bellissimo, ok. Quindi che cosa è successo ritornando a noi? Dopo tutte queste esperienze, queste relazioni, tra virgolette,
dentro di me ci stava una bomba, una miccia proprio pronta ad esplodere. Una rabbia avevo accumulato, una frustrazione, perché comunque avevo attirato a me, scusate se leggo ma devo portare il filo, se no incomincio a sbarellare. Avevo attirato persone narcisiste, persone confuse, persone emozionalmente non disponibili, quindi con il cuore chiuso, anche loro, giustamente, io ce l'avevo chiuso, mi volevo attirare persone col cuore aperto, ma non credo proprio. Persone con energia femminile distorta, cioè quindi uomini la cui energia femminile era ferita. Quindi che cosa significa quando un uomo la sua energia femminile è ferita? Significa che in inglese si dice underfunctioning, praticamente fa meno di quello che dovrebbe fare, quindi ti porta a te a muoverti affinché la relazione vada avanti, a fare cose, dovrebbe essere il contrario, no? E invece in quel modo lì ti portano anche a desiderare, ad avere un desiderio però malato, un desiderio ansioso, no? Quindi mi attiravo uomini di questo tipo, oppure con un'energia maschile ferita, quindi uomini che erano troppo pushy, erano troppo, come dire, troppo, che insistevano troppo, capito? Che cioè, ovviamente questa cosa è repellente, cioè un'energia repellente, un uomo che fa troppo, si vede che sta in uno stato di bisogno, capito? E questa è una cosa che alle donne, cioè noi donne, lo avvertiamo in automatico quando un uomo non è che lo fa perché ti ama, cioè perché vuole dimostrarti amore, lo fa perché vuole dimostrare a se stesso fondamentalmente qualche cosa, ma non perché ti ama o ti desidera, o magari ti desidera come oggetto, però non ti... è uno stato di bisogno, dai, ok? È uno stato di bisogno. Scrivetemi yes o qualche altra cosa se questa cosa vi è capitata anche a voi donne, o se uomini, ma anche voi maschietti, vi siete riconosciuti in questo tipo di energia ferita. Cioè, voglio dire, non è che io sto parlando male degli uomini, sto dicendo che a livello di collettività abbiamo delle ferite, sia noi uomini che noi donne, cioè sia noi uomini. Aspetta, devo bere un sorso d'acqua, se no qua mi rincitrullisco. Quindi sia noi donne che voi uomini maschietti, a livello proprio di inconscio collettivo ci portiamo dietro delle ferite, ok? Vabbè, questo poi dobbiamo fare un altro video, ora me lo segno, perché è una cosa molto interessante, e alcuni comportamenti che noi abbiamo, sia noi donne che voi uomini, sono dettati. Ecco, a Raffaella le è capitato, infatti mi sta scritto che le è capitato, che appunto di essere, tra virgolette, di incontrare uomini con energie femminili ferite, quindi underdoing, quindi persone che non fanno niente praticamente, lasciano fare tutto alla donna, e uomini super pushy che ti allontanano. L'equilibrio è la cosa migliore, ok? E quindi che cosa, tutto questo, tutto sto casino che mi è successo durante questo periodo, che cosa mi ha portato? Secondo voi che cosa può essere successo dopo tutto questo, dopo tutte queste esperienze? Che mi si è chiuso il cuore. Cioè, praticamente a un certo punto io sono arrivata a un punto in cui ho detto basta, ne ho le scatole piene del mondo degli uomini, non ne voglio proprio più sapere niente, farò anche io così, mi comporto da stronza, dai, ce lo può dire, perché tanto siamo adulti, mi comporto o mi comporto anche io da stronza, e quindi praticamente mi faccio solo i cavoli miei, avete capito in che senso, oppure proprio non permetterò mai più a nessun uomo di entrare nella mia, diciamo, di entrare a contatto con me, di stabilire una connessione, perché tanto tutti gli uomini sono così.
Allora, Cinzia ci scrive uomini con paura di legarsi, esatto, si chiamano uomini proprio emozionalmente non disponibili, cioè hanno il cuore anche loro chiuso, hanno delle ferite a livello collettivo molto profonde e di conseguenza non riuscirai mai, a meno che loro non vogliano fare un percorso di guarigione. Non riuscirai ad entrare in contatto con loro e a stabilire un legame, perché è come avere a che fare con dei robot, cioè nel senso ti parleranno magari del lavoro, delle cose superficiali, però quando poi andrai a toccare i loro tastini, delle emozioni, non ti diranno niente, perché uno non sono in contatto con le loro emozioni e due perché hanno paura di essere feriti. Esatto, infatti perché feriti da altre che le avevano allontanati da amicizie. Esatto, quindi lo sai benissimo che cosa significa. Quindi non è, cioè io no, non è colpa di nessuno, io non sto in questo momento etichettando nessuno, sto dicendo semplicemente che queste cose esistono, cioè sono delle ferite proprio che ci portiamo a livello collettivo, per questo il mio lavoro vuole essere un aiuto verso la consapevolezza di queste cose, in modo che nessuno può giudicare nessuno. Ecco perché anche perché bisogna perdonare, perché queste cose, cioè, non è che uno nasce stronzo, capito? Ma stronzo, tra virgolette, col cuore chiuso, io intendo stronzo col cuore chiuso, non si nasce in questo modo, ci si diventa col tempo. Quando si iniziano a mettere quelle corazze che prima io le chiamo croste di terra, perché prima questo cuore si inizia, insomma, diventa un po' polveroso, poi piano piano il cuore inizia proprio a strato dopo strato a riempirsi di terra, fino proprio a chiudersi, a diventare freddo e gelido, ok? E questo era quello che era successo anche a me, perché ovviamente succede sia agli uomini che alle donne. E quindi che cosa è successo? Che ho iniziato a nutrire una sfiducia negli uomini in maniera, cioè, proprio incredibile. E ad attrarmi appunto uomini emozionalmente chiusi, perché ti ripeto, la realtà è uno specchio. Non so se conosci la legge dello specchio, scrivimi qua sotto se conosci la legge dello specchio, mi fa tanto piacere. E quindi mi sono attratta a questo tipo di uomini. Quindi il mio cuore, però, perché si era, cioè un altro motivo per cui si era chiuso è anche perché avevo delle aspettative troppo alte verso gli uomini, nel senso che essendo in modalità richiesta, come ti ho detto prima, ero bisognosa di amore, cioè non è che io entravo in delle relazioni perché volevo dare, cioè magari volevo anche dare, però mi aspettavo dagli uomini che loro mi dessero quanto io stavo dando, perché fondamentalmente ero in una modalità richiesta, modalità di bisogno. E quando ho visto che non c'era questa corrispondenza tra l'amore che io davo e l'amore che ricevevo, cioè non ci ho visto proprio più. Perché però mi sentivo così? Poi io, vabbè, tutte queste consapevolezze mi sono sorte dopo, ovviamente. Mi sentivo così perché, ma Raffaella ci dice, molto interessante, già credo di stare entrando in questa fase. Quale fase, Raffaella? Modalità richiesta? Modalità bisogno? Guarda, io ti dico che più prendiamo consapevolezza di queste cose e più, cioè, l'importante è avere consapevolezza. Poi non è che io con queste cose che vi sto dicendo pretendo di, cioè, uscire fuori e non vi attirate più nessun narcisista, nessun uomo ferito, però è importante avere un atteggiamento sempre da osservatrice, ok? Quando iniziate una relazione, grazie per il like, un atteggiamento sempre un po' distaccato, non freddo, però un atteggiamento, vabbè, poi vi dico da che cosa nasce questo distacco, non un distacco di freddezza, un distacco di amore, da uno spazio di amore, però aspettate. Ci arrivo piano piano, se no se ne incominciano a cavallare le cose e poi voi non capite niente, e manco io. Allora, quindi questo stato di incompletezza era derivato dal fatto che non avevo la consapevolezza che invece io sono completa, cioè noi quando nasciamo siamo completi, ok?
Siamo proprio, siamo divini, cioè siamo degli esseri divini. Che ci manca a noi? Non ci manca niente. Però entriamo in questo stato di bisogno perché ci dimentichiamo, perché ci disconnettiamo da questo amore universale. E io nel mio gruppo Brilla come una dea farò delle meditazioni su come riconnetterci, su come riconnettere il nostro cuore e quindi sentire questo senso di completezza, perché io un conto è che adesso ve lo sto dicendo, un conto è sentirlo. E saranno le mie ragazze in Brilla come una dea. E poi, se vorrai, anche tu che mi stai guardando, puoi entrare nel mio gruppo segreto, poi ti lascio tutti i link. A sentire proprio nel tuo corpo questa sensazione di essere un tutt'uno con l'amore universale. Io questa cosa non ce l'avevo, non la provavo. Buonasera Jennifer, adesso mi stanno arrivando anche le notifiche delle persone che si connettono sulla pagina. Buonasera. Poi un altro motivo è che non avevo confini sani, ok? Non avevo proprio confini, per il motivo per cui vi avevo detto prima, no? Non sapevo proprio che cosa fossero i confini sani, che non significa barriera, attenzione, non significa castello, mura di cinta, no. Significa rispetto per se stessi, conoscenza dei tuoi valori e quindi non accontentarti di tutto quello che ti capita, ok? Poi che cosa è successo? Che mi sono accorta che a un certo punto che il mio cuore non poteva restare più chiuso. E perché me ne sono accorta? Perché mi sono accorta che fondamentalmente stavo vivendo una vita grigia, una vita senza provare più emozioni, una vita arida, gelata proprio. Cioè, presente quando ti si chiude il cuore e a un certo, cioè, se tu chiudi il cuore, no? Se tu chiudi, allora, quando iniziamo a provare un senso di sfiducia verso il mondo maschile e anche verso il mondo femminile, per i ragazzotti, per gli uomini, che cosa succede? Questo senso di sfiducia non è solo un senso di sfiducia verso gli uomini o verso le donne, è un senso di sfiducia verso la vita. Cioè tu inizi proprio, noi iniziamo proprio a provare sfiducia verso qualsiasi cosa. Perché avere sfiducia verso l'altro, verso il prossimo, che sia uomo, che sia donna, ti porta ad avere sfiducia verso tutto, quindi a non fidarti, quindi a chiuderti, quindi la faccia si incupisce, quindi diventi strana. Cioè io mi sentivo proprio strana, ho detto ma io non, cioè non riuscivo proprio più a riconoscermi, non riuscivo a provare, cioè proprio non, cioè, noi donne siamo esseri molto sensibili, no? Siamo creature molto sensibili, molto, cioè è bello piangere, che ci piace pure piangere, no? E invece in quel momento io non provo proprio più nessuna emozione, avevo anche paura di piangere e quindi ho detto ma che vita sto vivendo? Cioè veramente mi sono resa conto che avevo creato delle corazze, non dei confini, questi confini erano diventati proprio delle corazze. E che cosa succede quando tu crei delle corazze nella tua vita? Succede che se ti capita una persona che invece, cioè una persona giusta, una persona che magari tu desideri come la vuoi tu, eccetera, eccetera, non la noti nemmeno perché c'è talmente questo senso di sfiducia radicato dentro ogni cellula del tuo corpo che tu dici ma sì, ma questo sarà come tutti gli altri. Magari all'inizio sì, fanno tutti così, bla bla bla, poi dopo. Cioè, capito? Inizi ad etichettare le persone, a essere prevenuta e così la vita, cioè, rimane, dicendolo proprio in soldoni, rimarrai zitella a vita, ma non perché uno, cioè, non è questo il punto. Alla fine zitella non significa niente, ci sono persone single che vivono benissimo da sole, no? E stanno molto bene da sole e ci sono anche dei periodi, secondo me, della nostra vita che bisogna vivere da soli. Ok, per esempio, quando ci si lascia, io per esempio una cosa che non dico che ho sbagliato a fare, però magari l'avrei potuto fare, però col senno di poi ho imparato un sacco di cose comunque avendo a che fare con tutti questi uomini. È bene comunque stare in un periodo un po' in solitudine per capire bene che cosa vogliamo, che cosa siamo. Cioè che cosa siamo noi indipendentemente dalla coppia. Perché a un certo punto io ho detto, ma io non sono Giorgia
e l'altra persona, io sono Giorgia. Capito? Chi è Giorgia? Quali sono i valori di Giorgia? Quali sono le cose che le piacciono? Cosa le piace fare? Chi è? Chi è veramente? Scrivetemi se anche a voi è capitato questa fase in cui proprio avete avuto questo desiderio di scoprirvi, indipendentemente dal fatto che siete o meno con un'altra persona. Però avete sentito forte dentro di voi questo desiderio di esplorare voi stessi, voi stesse o voi stessi. Scrivetemi nei commenti. E quindi che cosa ho fatto? Ho detto io questa storia, cioè questo cuore lo voglio far riaprire, voglio ricominciare a provare delle emozioni, voglio ricominciare a fidarmi non solo degli uomini, ma voglio ricominciarmi a fidare di tutto l'universo, di tutta la vita, perché dici vabbè, ma perché la vita mi ha messo davanti a queste esperienze, quindi inizi a chiuderti. E invece no. Buonasera Sabrina. Ho detto voglio ricominciare a fidarmi della vita, vediamo che cosa, vediamo, dai, affidiamoci, mi voglio buttare. E quindi eccola Sabri. E quindi cosa ho fatto? Ho deciso di perdonare proprio per questo motivo, perché mi ero stancata di avere questo cuore così arido, questo cuore così chiuso, perché ho detto vabbè, allora che dobbiamo fare? Cioè ci dobbiamo mettere dentro una tomba? Cioè la vogliamo far finita? Non lo so, cioè quali sono le alternative se rimango in questa sofferenza, se rimango io e il mio dolore a vita? Cioè devo praticamente... finisce la vita. Invece no, la vita è bella perché, vedi, ti dà la possibilità di capire delle cose anche attraverso il dolore. Cioè il dolore io prima lo rinnegavo, dicevo no, ma io sono sempre positiva, sono sempre sprint. Però no, cioè anche il dolore ti dà degli insegnamenti molto grandi, soltanto però se tu sai guardare a fondo nelle cose, sai vedere che quel dolore, quelle esperienze che tu hai etichettato, che io o che noi abbiamo etichettato come negative, in realtà ci stavano dicendo guarda che ci sono delle cose che devi imparare nella vita. Non puoi andare in giro così senza... È come se io andassi in giro per i quartieri più malfamati di New York senza, cioè da sola, cioè da pazzi. Invece queste cose mi hanno insegnato, ho messo il focus, che cosa ho fatto prima di perdonare? Ho messo il focus innanzitutto sulle esperienze positive, quindi mi sono chiesta quali sono le lezioni che ho imparato da queste persone e da queste esperienze, proprio me lo sono chiesta. Ognuno ha le sue, mi piacerebbe sapere se ti va ovviamente, di scrivermi qua sotto nei commenti quali sono le cose positive che hai imparato dalle esperienze con questi uomini che ti hanno fatto soffrire o queste donne che ti hanno fatto soffrire. Io adesso ti dico le mie, così magari tu ti senti più a tuo agio nel espormi le tue. Allora, io per esempio ho imparato ad avere questi confini sani, quindi a non andare nei quartieri di New York, questa è una metafora ovviamente, sprovvista e da sola, ma ad avere dei valori e quindi a decidere che cosa far entrare nella mia vita e che cosa invece tenere fuori, quindi a vedere i comportamenti, cioè a essere più, diciamo, a non, cioè, non dico non fidarmi subito, però a osservare, soprattutto inizialmente a osservare senza lasciarmi troppo coinvolgere dall'entusiasmo, perché io ero una che subito dava fiducia, ma certo io la do, però poi ci rimanevo male, capito? Cioè nel senso rimanevo veramente tanto male, perché anche perché avevo delle aspettative alte, perché fondamentalmente non tutti sono come noi persone sensibili, nel mondo c'è di tutto, quindi comunque per le persone empatiche avere dei confini sani è una cosa buona. Quindi confini sani, uno, rispetto di me stessa, quindi mi hanno insegnato a rispettarmi, quindi a non veramente, cioè a darmi più valore e a stabilire anche dei tempi, dei tempi secondo cui far succedere determinate cose.
E poi al fatto che se voglio donare, lo voglio fare sì, però senza aspettative, cioè senza avere meno aspettative. Eccola qua. Mentre lo stavo dicendo, mi hanno scritto sul gruppo: avere meno aspettative, cioè donare senza troppe aspettative, ma non perché uno non si vuole aspettare le cose dagli altri, ma perché. Aspetta, adesso te lo dico perché prima finisco di dirti le cose che ho imparato. Poi a studiare questo mondo delle energie maschili e femminili, che è una cosa che mi affascina tantissimo e che io prima non conoscevo per niente e che mi ha permesso di capire tanti comportamenti, cioè perché alcune persone si comportano in un modo e anche ad essere più compassionevole verso gli altri, a capire che alcuni atteggiamenti sono atteggiamenti, cioè. Nascono da delle ferite che noi abbiamo a livello di inconscio collettivo. Poi mi hanno insegnato a essere schietta e a parlare senza paura di perdere nessuno, cioè proprio a esporre quello di cui ho bisogno, cioè di quello, le cose che a me piace avere in una relazione, però senza avere paura che l'altro non me le dia, perché tanto. Cioè, non è che su sto mondo siamo quattro gatti, cioè, a voglia te esperienze, a uomini, a donne, cioè, io l'importante è che comunico, sono ferma nei miei, come dire, nei miei valori e li comunico, perché se non li comunico non posso capire se l'altro può soddisfare questi miei valori e di conseguenza io non sono tenuta a frequentare, a stare con una persona che. Non rispecchia i miei valori, sbaglio? E poi mi hanno aiutato molto a focalizzare che cosa voglio davvero nella vita, perché spesso noi sappiamo cosa non vogliamo. Se io ti chiedessi adesso che vuoi tu da una relazione, forse non lo sai, o forse lo sai, però io non lo sapevo che cosa volevo. E sbattere la testa con le cose che tu non vuoi ti aiuta a capire. Cosa vuoi? Ok? Quindi mi ricordo proprio questa frase che ho detto a una persona, ho detto grazie, dopo che avevamo avuto una litigata, gli ho detto grazie perché tu adesso mi stai aiutando a capire che cosa io non voglio assolutamente da una persona. Ti giuro gliel'ho detto, eh? E so, bellissimo. Vediamo che cosa mi hanno scritto qui sul gruppo. Sono nella fase di desiderare di stare da sola. Per acquietare cuore e mente, scoprire piacevolmente che si può stare anche molto bene. Oh, questo è bellissimo. Esatto, quando sei da sola, veramente ti focalizzi su te stessa, sulla connessione con te stessa, perché tante volte noi pensiamo che siano gli uomini a doverci risolvere tutti i problemi, a renderci felici fondamentalmente. Invece non è così. Gli uomini sono una cosa che. Diciamo, può completarci, può rendere la nostra vita ancora più bella. Però se la tua vita adesso non è, cioè, non ti piace, non ti concentri sulle cose che ti fanno stare bene, non lo sai nemmeno quali sono le cose che ti fanno stare bene, non hai hobby, non hai interessi, non c'hai valori, cioè è normale che li vai cercando fuori, che sia un uomo, che sia un'amicizia, ma non può essere così, cioè non può continuare così per lungo tempo, perché prenderai delle cantonate pazzesche, perché comunque l'uomo se ne accorge quando una donna è bisognosa e se ne approfitterà anche di te. Perché pur di tenerti vicina, magari ti farà dei ricatti, cioè e tu farai delle cose per lui magari che nemmeno vorrai fare, perché all'inizio sì, tutto bello, rose e fiori, le farfalle nello stomaco, per carità. Però poi le cose si vedono poi mano a mano che si va avanti nella relazione ed è lì che tu scoprirai che fondamentalmente non avevi bisogno dell'uomo per stare felice, anzi, ti sei andata a impelagà con qualcuno che proprio non ti fa stare bene. Ma sei tu che devi darti amore, ok? Che devi, cioè, proprio ti vuoi, non devi, perché nessuno deve niente, niente. Vuoi riconoscerti tu come amore, tu sei amore. Una delle frasi che faccio ripetere alle mie clienti è questa. Mano sul cuore, adesso facciamo questo esperimento. Allora, mettiti comoda o comodo, metti una mano sul cuore,
Chiudi gli occhi, ti guido io. E inizia a inspirare ed espirare. Inspira luce bianca, dorata. Ed espira fumo nero, stress, rabbia. Inspira luce bianco-dorata, energia positiva, luce. Ed espira grigiore, stress, rabbia. Adesso immagina che tutta l'energia che tu hai mandato fuori di te tutte le attenzioni che hai rivolto verso l'esterno, verso gli altri, verso altri uomini piano piano crea un cerchio e ritorna verso di te ritorna verso di te verso il tuo cuore ti riempie, ti senti amata, ti senti circondata da un velo di velluto rosso che vibra calore, ti senti come quando stavi nella pancia della tua mamma, dove tutto era così perfetto, dove ti sentivi al sicuro e dove sapevi di essere amore. Adesso tu ti ricordi che sei quell'amore, quell'amore che ti dà sicurezza. Ti dà calma inspira ed espira e rilassati ti senti rilassata ti senti al sicuro ti senti a tuo agio senti una dea, senti che non hai più bisogno di chiedere amore agli altri, perché tu illumini amore. Intorno a te, da adesso, c'è questa aura dorata. Di amore che parte proprio da te, parte dal centro del tuo cuore, lo senti come batte. Lui pompa amore ogni giorno per te. Ascoltalo, ascoltalo e raccogli quell'amore che lui ti offre tutti i giorni. Respira e butta fuori quello che non ti serve più, quel bisogno, quell'attaccamento, quella rabbia. Adesso sai qual è la verità. La verità è che l'amore sei tu. Apri gli occhi lentamente e ritorna qui, nell'adesso.
Ci siete? Come state? Come vi sentite? È stata una meditazione improvvisata, in realtà non sapevo nemmeno io di volerla fare, però ogni tanto ricevo dei richiami. Come vi sentite? Scrivetemi qua sotto nei commenti mentre faccio un sorso d'acqua. A Raffaella è piaciuto, ha scritto bello. Come ti senti? Che cosa hai sentito nel tuo corpo? Hai sentito qualcosa di diverso? Hai sentito qualche cosa che si è smosso? Fate le timide o i timidi. Io faccio questi diretti apposta, non faccio i video, cioè mi piace fare le dirette con voi proprio perché so quanto è bello provare queste cose insieme. Scusate. Ok. Ok, va bene. Ah, ecco, Raffaella mi scrive: serenità, che è già un gran risultato per me. Oh, ma meraviglioso! È quello che provo anch'io quando mi connetto col mio cuore. Provo quel senso proprio di pace, di sicurezza che di solito ci sfugge in questa vita frenetica che facciamo. Noi non ci sentiamo sicuri, non ci sentiamo in pace perché non ci diamo proprio la possibilità di prenderci un momento per noi e di fare questi esercizi che magari sono anche molto semplici, queste meditazioni. Magari può durare, cioè la meditazione non è detto che debba durare 20 minuti. Quanto siamo stati? 5 minuti, 10 minuti, non lo so. Cinzia scrive: bene, sì, io sono amore. Oh, bellissimo. Lo senti molto di più quando ti connetti col tuo corpo, oltre a trasferirvi queste cose a livello mentale, voglio trasferirveli proprio a livello cellulare. Quindi quando si fanno questi lavori con il corpo e in Brilla come una dea ne faremo tanti, lo si incarna, cioè si diventa amore, capito? Non lo sai, non rimane solo qua a livello mentale. L'energia femminile è un'energia molto corporea, poco mentale, più stare nel corpo, e lì nel gruppo privato faremo questi esercizi. Quindi che cosa succede quando sappiamo che siamo amore? Succede che vibriamo amore incondizionato, vibriamo diversamente e attiriamo a noi proprio persone diverse, non vibriamo più scarsità, penuria e tutte quelle cose lì, senso di, cioè, richiesta, modalità richiesta, no, vibriamo amore incondizionato, vibriamo energia bella, pulita, che non ce ne frega assolutamente niente se un'altra persona, cioè no, sto parlando sia dei partner che non, che se uno ci, diciamo, come dire, noi siamo sempre in questo stato di idee, cioè siamo sempre su questo piedistallo, non di quelle che ce l'ho solo io, no, però quando tu sai e riconosci nel tuo corpo di essere una dea, non puoi essere ferita, cioè non puoi subire la ferita di nessuno perché sai di essere amore. L'amore, mica l'amore si mette paura di essere ferito, no, l'amore non ha paura di essere ferito. Questa è la cosa bella, anche una dea, se tu vai da una dea ci dici tu sei questo, questo e questo, cioè la dea dice vabbè continua perché tanto questa è roba tua, non se ne frega niente. E questa è l'energia che io voglio farvi incarnare, un'energia anche di proprio di, cioè, di amore, nel senso che sì, tu puoi farmi quello che vuoi ma non mi tangi, capito? E poi sono io a decidere se tu puoi entrare nella mia energia o meno, cioè questo è importante. Cinzia ci scrive: le ferite purtroppo lasciano un giudizio verso me stessa negativo, anche se so che ci sono comportamenti
che mi sono comportata bene, come intenzione di dare. Aspetta. Sì, allora ho capito forse che cosa. Perché, cioè, quando le persone ci giudicano, questo succede quando. Cioè, quando ci lasciamo influenzare dal giudizio degli altri, ok? Quando noi mettiamo gli altri sul piedistallo. Tu Cinzia, ma lo dico a Cinzia, lo dico a Raffaella, lo dico a me, lo dico a tutte le persone che mi stanno guardando in questo momento e che guarderanno. Non, cioè, non, te ne deve proprio fregare del giudizio degli altri. C'è un bellissimo detto taoista, adesso non ricordo di quale filosofia è, che dice: quando una persona ti fa un regalo, però tu questo regalo non lo vuoi, di chi è il regalo? Di che regalo? Se uno ti viene e ti fa un regalo e tu questo regalo non lo vuoi accettare, il regalo di chi è? Scrivetemi! Ve lo dico io, sennò qua siamo fino a mezzanotte. Il regalo ritorna alla persona che te lo voleva dare, non è tuo. Quindi se una persona ti fa un giudizio, ti dice una cosa negativa che non rispecchia la realtà assolutamente, quel giudizio là appartiene a quella persona, se lo tiene lui o se lo tiene lei, capito? A te non ti deve appartenere, perché tu sai chi sei. Tu sai che sei una dea, sai che sei amore. Quindi qualsiasi cosa le persone ti dicono, a te proprio fregatene, perché non ti appartiene, capito? Brava, di chi lo ha fatto? Non ti appartiene, Cinzia, quindi lascia stare quello che gli altri ti hanno detto, le ferite. Certo, sicuramente ci stanno, però se tu inizi a pensare che queste cose che ti hanno ferita fanno parte di una te che non aveva queste consapevolezze che ha adesso e che incarna soprattutto in questo momento, la perdoni, dice: io mi perdono per essermi lasciata appioppare questi giudizi negativi che non mi appartengono fondamentalmente, ok? Spero di esserti d'aiuto, anzi so che ti sono di aiuto, perché sono cose che mi hanno aiutato tanto anche a me. Quindi la nuova corazza, come Black is the New White, una cosa del genere, è: io sono amore. Cioè non fai più corazze di difesa, fai corazze di amore, corazze di essere una dea, ok? E niente ti ferma quando ti vedi come una figlia di questo universo incantato. E che cosa? E quindi non ti accontenti più, come ti ho detto prima, non ti accontenti più. Sei tu la creatrice della tua vita, sei tu a stabilire chi entrerà da oggi in poi nella tua energia, chi può stare a contatto con te e chi invece no, ok? Non ti accontenti più, rispetti di più i tuoi confini sani, i tuoi valori. Invece chi non si ama non ha confini, fa entrare di tutto, vibra scarsità, gelo e richiesta. E attirerai solo persone che vogliono prendere da te. Io con questo, con quest'ultima cosa ho finito. Non voglio aggiungere altro perché vi ho detto già veramente tante cose. Grazie, grazie, grazie. E vi dico che giovedì sera, ore 21, sul mio gruppo privato Brilla come una dea, a cui puoi accedere tramite la pagina www.geoluce.it, farò. A parte che già su quel gruppo c'è sta pieno di dirette che ho fatto, di video su come sentirsi dee, come entrare nella tua energia femminile, come avere relazioni sane, come mettere confini sani. Ho fatto tantissimi video, sono adesso soprattutto per il Black Friday, ma io penso fino a questo mese. Puoi entrare ad 1 euro per il primo mese, ok? E poi vedrai successivamente. C'è un abbonamento mensile, però il primo mese è a 1 euro, quindi se vuoi beccarti tutte le mie lezioni veramente a solo 1 euro, puoi entrare adesso, puoi andare su www.geoluce.it. e giovedì sera, rullo di tamburi, preparatevi ragazzi che già siete iscritte, avrete una super diretta: come essere la donna
che un uomo non vorrebbe mai perdere ed è sarà una super super direttona. Lo faccio però appunto nel mio gruppo a membership, ok? Quindi se vuoi partecipare anche tu a questa diretta, perché io in quel gruppo farò sempre più dirette, avrai molto più contatto con me più da vicino, mi farai le domande e ti risponderò, insomma è più diverso, insomma dalle andiamo più in profondità rispetto alle dirette che faccio qui sul gruppo e sulla pagina. Quindi iscriviti subito perché so che ti piacerà tantissimo. Se ti è piaciuta questa diretta sicuramente ti piacerà. www.geoluce.it. Ragazzi, è stato un piacere stare con voi stasera, vi auguro una buona notte. Muah.